Ben arrivati a Restart, parliamo di politica questa sera mi fa veramente molto piacere avere ospite il capogruppo in Regione Emilia-Romagna, consigliere regionale e, e appunto capogruppo del movimento 5 Stelle, Raffaella Sensori. Ben arrivata. Grazie. grazie allora, come sta questo movimento 5 Stelle che, che a Roma ogni tanto scricchiola? No? Come guarda sì. Roma? Ma Roma come la guardiamo? La guardiamo come una città difficile da amministrare, lo sapevamo fin dall'inizio, però insomma il Movimento 5 Stelle tutto sommato sta, sta bene. Andiamo avanti, avete visto, non, non, non molliamo vi nonostante le difficoltà. Poi lei sicuramente mi dirà: sta meglio del Partito Democratico? <ride> sì, in questo <ride> momento probabilmente sì. In questo momento? Eh. In questo Anche momento se qualcuno ogni tanto se ne va, esce, si stacca, va nei gruppi misti. Sì. Anche bravi! Poi, poi le faccio la battuta, visto che siamo in Emilia Romagna, su Pizzarotti, no? Eh. 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 Eh, è, normale. Cioè, è normale che persone che cambiano idea se ne vadano. Il problema è che secondo eh, i principi del Movimento 5 Stelle queste persone si dovrebbero dimettere, non cambiare casacca. Noi abbiamo un'idea ben chiara riguardo i cambi di casacca che ci costano circa 2 milioni di euro all'anno in Parlamento. E quindi se ne dovrebbero andare, non lo fanno, sono scelte personali, poi eh, sarà anche da parte del cittadino il giudizio finale qualora si ricandidassero con altre forze politiche. Diciamo che Pizzarotti però può essere stato un errore del 5 Stelle averlo messo un po' in disparte troppo. Ma pesa. guardi eh, a me che Federico se ne sia andato, eh, è dispiaciuto tanto. Uh, non, non lo nego, insomma. Eh, sicuramente ci sono state delle incomprensioni, un po' come quando si divorzia è difficile dare una colpa precisa all'uno o all'altro. Dispiace che non si sia riusciti a, a trovare diciamo, un punto d'equilibrio, questo sicuramente. Senta, probabilmente a livello nazionale si voterà nel 2018, ma visto la difficoltà di Roma, del capire come si governa, va bene che è la capitale, è possibile che il 5 Stelle non sia ancora pronto nel 2018 per governare l'Italia, cosa possibile più che mai? Eh, no, noi stiamo, stiamo studiando, stavo, stiamo lavorando, ci stiamo incontrando. Proprio il weekend scorso a Rimini abbiamo ad esempio fatto un incontro eh, per quanto riguarda la sanità eh, assieme anche a eh, dei professionisti del settore, dei professori universitari proprio per continuare la formazione e la preparazione del futuro programma che chiaramente poi come nostro uso andrà votato su, su Rousseau, perché chiaramente siamo, eh, continuiamo a essere dell'idea che devono essere i cittadini poi arrivare. Il giudizio finale a poter intervenire nella formulazione del programma come sa, noi siamo per la partecipazione diretta. Eh, certo che eh, Roma, le ripeto, non è facile. Sicuramente l'attacco mediatico a cui è stata sottoposta Virginia Luigi Di Maio, eh, è stato insomma palese, ormai è sotto gli occhi di tutti. Eh, andiamo, andiamo avanti, noi mh, siamo convinti di poter andare a governare questo paese. Quanta autorità arriva dall'alto al medio, perché voi rappresentate la regione Emilia Romagna, quindi quante telefonate le arrivano da Beppe Grillo o da chi per lui? In due anni di mandato non ne ho ricevuta neanche una. Quindi, quindi libertà? Assolutamente. Non è così autoritario il movimento? No, 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 assolutamente. N sulla linea politica... Ma eh, nemmeno per chiederle sono... perché ha fatto questo, questa richiesta di emendamento, questa... No, no, assolutamente. Lei pensa come può fare una persona sola a seguire... Un, un paese intero. Però voi rappresentate una regione importante, l'Emilia Romagna. Assolutamente sì, però abbiamo un gruppo per, regionale che, che lavora ed eventualmente si coordina sia con i territori, perché chiaramente noi poi fungiamo un po' da, da fulcro eh, per quanto riguarda i territori, sia, per quanto, sia con il, il livello parlamentare. Quando c'è qualche dubbio, qualche eh, decisione da prendere assieme, si consultano chiaramente i nostri consiglieri comunali che poi a loro volta si consultano con le, con le loro assemblee e dall'altro lato eventualmente con i parlamentari per capire anche dal punto di vista nazionale come si può affrontare una questione. Lei oggi qui in studio televisivo, a DTV, che copre tutta la Regione Emilia Romagna e sul canale 90, superiamo i confini, eh, sono così cattivi i media nei confronti del 5 Stelle? A livello regionale no. Un po' sì, un po' no. <ride> qualcuno, qualcuno è meno, è è meno cattivo, un... qualcuno è. Prima devi venire un po di ospite, qualcuno. ha controllato chi è Marchesi, cosa fa questa TV? No, guarda, assolutamente di no, no, assolutamente no. Non sono andata a controllare chi è, chi non è, anche perché anche con chi diciamo è meno. Mh, non voglio usare la parola corretto perché mi sembra un po' troppo forte, però diciamo che con chi ha eh, una certa visione del movimento, poi esatto, magari. e poi la, la interpreta un po' a modo suo. Noi comunque siamo comunque disponibili. Eh, dialoghiamo in ogni caso con tutti i mezzi di stampa. Certo è che ci aspetteremmo un po' più di oggettività da parte dei media, anche perché questo poi va a penalizzare, ad esempio, tutto quel mondo di giornalisti precari, soprattutto anche nella carta stampata che cerca di lavorare in maniera corretta, che viene pagata il minimo, sottopagata e eh, purtroppo comunque ne risente dal punto di vista dell'immagine. Ma il Movimento 5 Stelle, per parole di Beppe Grillo, vorrebbe addirittura eliminare l'ordine dei giornalisti. Io la dico come battuta, ne faccio parte, io penso che rafforzare l'ordine dei giornalisti e punire chi fa parlare eh, giornalisti che non lo sono o giornalisti scorretti sarebbe anche più facile ma. Ehm in realtà il problema degli ordini questo riguarda i giornalisti come altri ordini gli ordini soprattutto, tutto, ci esatto, sono delle caste negli ordini, esatto, è quello è il problema sono diventati un organo di autotutela mentre invece dovrebbero essere un organo di tutela verso chi eventualmente ha subito un comportamento non corretto da qualcuno che fa parte di quella determinata categoria, quindi diciamo che è un problema un po' allargato quello degli ordini non, non ci limitiamo solo a quello del, dei giornalisti, potrebbe essere visto eh, proprio come criterio generale, dovrebbero ritornare essere degli organi di tutela da chi viene danneggiato da parte di qualcuno facente parte dell'ordine, è ovvio. Sono poi discorsi eh, ampi e non è giusto generalizzare, come sempre, c'è chi all'interno eh, all dell'ordine dei giornalisti è eh, corretto, fa eh, egregiamente il suo lavoro e quindi è degno di, di rispetto. Veniamo a parlare della regione miglioragna, dopo questa prima sì. parentesi di apertura. Eh, come sta andando il presidente Bonaccini, secondo lei, a livello oggettivo, non per forza contro il partito andando. preso? Sta andando che le cose buone che fa, le fa perché magari gliele suggeriamo noi. <ride> allora, allora qualcosa di buono intanto fa, perché La, verrà diciamo presto, che... ospite, verrà presto, quindi sì, sì, così sì, gli riporto sì. quello che mi ha detto. <ride> bene, <ride> bene, ma non... Glielo diciamo anche direttamente durante le sedute di assemblea. Eh, chiaramente noi abbiamo iniziato questo, questo mandato con la riduzione del, degli stipendi dei consiglieri regionali, guarda caso i famosi 5.000 euro lordi che avevamo detto noi in campagna elettorale, si è cercato di dare adesso con il RES, loro lo chiamano RES, quello che noi sarebbe, per noi sarebbe il reddito di cittadinanza, una sorta di aiuto ai cittadini, certo è che eh, sono sempre misure molto depotenziate, così come ad esempio il testo unico sulla, sulla legalità è stato un passo importante, però eh, non si ha mai quella, quella dose di coraggio che secondo noi è necessaria per poter scardinare dei sistemi che ormai si sono eh, appunto consolidati eh, vuol dire tempo. avere più risorse, le risorse poi sono quelle che sono, bisogna sì. darne tante alla sanità, bisogna certo. cercare il turismo, certo. poi c'è la questione cultura che è stata sviluppata, no? Certo, il, ricordiamoci però che il presidente Bonaccini è presidente anche della conferenza Stato-Regioni, quindi politicamente ha, diciamo del peso a livello nazionale e eh, ricordiamoci anche che il sottosegretario Rosso è uno dei eh, candidati alla segreteria insomma andare a Roma alla segreteria nazionale. Quindi l'Emilia-Romagna appunto essendo una regione importante dal punto di vista eh, politico potrebbe fare di più anche perché comunque il, go il governo che c'è a Roma è dello stesso colore del governo regionale. Quindi eh, da quel punto di vista lì se si, chiede, eh, se si chiedono maggiori risorse, se si chiedono sforzi in più dal parte del governo centrale. Lo si dovrebbe anche ottenere, il nostro dubbio è che questo sforzo non venga chiesto. Siete coesi nelle vostre battaglie a livello regionale nel movimento, o sì. ci sono alcune frizioni? Me lo no. dica qui, o fuori, faccio finta che siamo fuori oggi. Assolutamente, assolutamente siamo, siamo coesi, portiamo avanti le nostre battaglie che riguardano poi tutti gli ambiti della nostra regione, la sanità, l'ambiente, eh, la gestione dei rifiuti, i trasporti. Eh, quindi andiamo avanti. Parliamo di spiagge allora. Bolkestein? Sulla Bolkestein siamo colpevolmente indietro, siamo, sono. Sono, per, perché siamo, parlo, popolo, parlo però parlo come paese. La regione può poco. La regione ad oggi poco. Eh, quello che noi chiediamo alla regione è che, visto che in questo DDL, questo disegno di legge delega che è stato presentato c'è comunque tutta una parte che riguarderà anche le regioni, che quindi la regione dovrà declinare, è che intanto l'assessore Corsini si metta al lavoro, magari condividendolo con l'Assemblea, per iniziare a declinare appunto quelle competenze che dovrà avere la Regione Emilia-Romagna, in modo tale eh, che quando verrà finalmente poi quando verrà finalmente eh, emanati questi decreti attuativi saremo già pronti e non si perderà altro tempo, il 2020 è vicino, la Burkestan è del 2006, quindi sentire anche il ministro Costa che è venuto a Rimini qualche giorno fa a dire ho preso nelle mani la questione perché altrimenti si sarebbe rischiato di perdere tempo, beh insomma qualcuno lo avvisi, abbiamo già perso 11 anni. Visto che ha citato l'assessore Corsini, le, le cito il suo settore principale, il, il suo assessorato che è l'assessorato al turismo, lei ha attaccato eh, qualche mese fa anche la PT che è l'anima e la forza, del turismo emiliano-romagnolo, azienda di promozione turistica. Eh, io vedo che ne, nella legge, legge, proprio denominata Corsini, sono stati fatti molti passi avanti per quello che riguarda la, le aree no, della nostra regione, quindi la Motor Valley, la Wellness Valley, eh, le varie divisioni e si è stato sviluppato un eh, settore turistico importante. I dati del 2016 hanno parlato ampiamente positivi. Deve ricredersi sugli errori che lei ha citato sull'APT e anche su Corsini o no? Eh, no, le spiego, le spiego perché. Il problema che abbiamo sollevato noi riguardo alla PT e che poi si è rivelato concretamente un problema perché è intervenuto l'ordine dei giornalisti a livello eh, nazionale, è intervenuta la, la Corte dei Conti, quindi insomma stanno indagando, io non sto qui a fare il ruolo, chiaramente che non mi compete quello di dare un giudizio, eh, però politicamente sì posso dare un parere e cioè bene la promozione del territorio. Non va bene quando la promozione del territorio diventa uno strumento per eh, cercare compiacimento nei mezzi stampa. Cioè la politica non deve. Farsi eh, compiacere dai mezzi stampa pagando soggiorni, ad esempio, al direttore dello staff eh, del direttore generale della RAI che è venuto in vacanza a spese dei cittadini Emiliano Romagnoli con tutta la famiglia. A quel punto non è più promozione, a quel punto diventa probabilmente un tentativo da parte della politica di imbonirsi i mezzi di comunicazione. E Quindi, qui i giornalisti non devono cadere nel tranello, però, assolutamente. Perché sì. una cena o una notte perché devi fare un pezzo eh, può stare, ma una settimana forse un po'. Ecco, ehm, il discorso riguarda proprio l'utilizzo poi che eh, se ne fa perché. Eh, se si tratta di riviste specializzate, giornalisti esteri ospitati qua, perché poi eh, faccio l'esempio giusto per non rimanere sempre sulla, sul discorso della costa. Noi abbiamo un fantastico appennino che andrebbe valorizzato, abbiamo eh, delle colline che non hanno nulla da invidiare a quelle della Toscana, abbiamo una montagna anche con degli impianti eh, che possono essere maggiormente valorizzati, per non parlare poi delle escursioni o eh, del, del settore dell'arrampicata. Ecco, mh, qualora venisse un giornalista estero mh, che scrive per una rivista specializzata del settore montagna, del turismo montano, allora lì si può comprendere. Non si comprende appunto quando poi diventano eh, soggiorni ingiustificati o servizi all'interno di telegiornali che dovrebbero fare informazione, non promozione. Non voglio strapparle per forza una dichiarazione, però eh, le chiedo eh, a prescindere questo errore, che lui si sta indagando e vediamo cosa ne viene fuori se è una spesa eccessiva di 2.000 o 50.000 euro, quello che sarà, l'APT e l'assessore Corsini hanno lavorato bene finora, secondo lei. Possiamo dargli un 7? Allora, per dire un <ride> no, assolutamente no. no. Eh, Perché no allora? Guardi, le spiego, è stata modificata la famosa legge 7, quella che riguardava appunto il turismo, si è passati dalle unioni di prodotto alle destinazioni turistiche. Il problema delle destinazioni turistiche è ehm, il rischio che eh, vada a penalizzare appunto i territori meno valorizzati fino ad oggi dal punto di vista della promozione turistica. Ci sono dei meccanismi di quote di voto da parte dei territori, dei comuni più popolosi eh, con più eh, presenze. Lei capisce che una Rimini che ha un tot di presenze all'anno e quindi ha più peso a livello di voti all'interno di una destinazione turistica rispetto a una Casteldelci per rimanere sempre nel riminese che è un paesino con, che avrà meno peso a livello di quote di voti dentro la destinazione turistica rischia poi una Rimini di andare ad eh, avere poi tutte quelle risorse che invece andrebbero distribuite in maniera più, più equa. Lo stesso vale essendo una destinazione turistica ad esempio Romagna, quella eh, a parte è stata già costituita quella di Bologna della città metropolitana. A breve verrà in commissione anche eh, l'atto che riguarda la destinazione turistica Romagna, è talmente tanto ricco il nostro territorio di risorse che secondo noi andrebbe valorizzato in maniera equa, anzi, magari andrebbe dato un aiuto in più a tutti quei territori che ad oggi non hanno le risorse o che hanno maggior bisogno di svilupparsi. Allora la rimando alla fine del 2017 con i dati turistici per Sì, vedere quando se avremo convico, i dati faremo una valutazione. Se la convico a, a dare un voto positivo al turismo Mi dica in questi ultimi 5 minuti di trasmissione la sua prossima battaglia quella su cui sta lavorando, me lo diceva prima fuori onda se ha piacere di focalizzare due o tre interventi importanti Ma guardi, eh, ad oggi nonostante la legge sia stata approvata a novembre continua a essere di forte attualità il tema dei vaccini perché purtroppo eh, si stanno verificando tutte le le incongruenze che questa legge presenta, che noi avevamo già evidenziato in sede di discussione ma non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro da parte del Partito Democratico, questa legge prevede l'esclusione dall'asilo nido dei bambini non vaccinati. Ricordiamo che in Italia i vaccini obbligatori sono quattro per legge. Bene, ad oggi non è possibile fare le vaccinazioni le quattro vaccinazioni obbligatorie, o si fa l'esavalente oppure se ne fanno tre. C'è stata quindi una contestazione da parte dei genitori che vogliono rispettare la legge perché hanno ehm, necessità di iscrivere i propri bambini al nido, ma allo stesso tempo non vogliono fare il vaccino esavalente, cioè quello comprendente altri due vaccini oltre ai quattro obbligatori, perché hanno ancora dei dubbi. Perché l'informazione purtroppo in Emilia-Romagna e in tutta Italia ancora non è chiara riguardo alle vaccinazioni, purtroppo essendosi sollevato ultimamente eh, questo movimento antivaccinale. Eh, I genitori giustamente hanno dei dubbi che devono essere chiariti da parte delle ASL. Le risposte ad oggi dell'assessore sono un po' confuse. Le ASL rispondono che ne bastano tre per iscrivere i bambini visto che il quarto non è disponibile in dose singola, ma la legge non prevede deroghe. L'assessore Venturi dice fate in tempo a vaccinarli fino a settembre. Peccato che le iscrizioni all'asilo si fanno adesso in febbraio. Quindi continuiamo a dialogare con i genitori, a incontrare i genitori per cercare di, 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 di uscire da questo impasse. Secondo noi la legge è stata fatta in maniera errata, penalizzante e in maniera esclusiva e non inclusiva, perché esclude dei bambini eh, e non li include. Poteva affron potevamo affrontare come Regione Emilia-Romagna l'argomento in maniera molto differente. La riporto proprio in questi minuti finali al Movimento 5 Stelle. Quanto è importante per voi il dialogo con i cittadini, l'incontro con i cittadini, perché siete sempre considerati un partito della rete e la rete può trarre in inganno, io spesso lo dico, eh, delle bufale che girano in rete, delle notizie false. De di queste condivisioni eccessive. Allora forse a volte bisogna invece aprire una porta e incontrare quelle 50, 100, magari anche 200 persone e sentire i problemi eh, comuni delle vie, delle strade di periferia. Sono d'accordo. Eh, la rete è uno strumento. Quindi chiaramente al giorno d'oggi la rete è lo strumento. Eh, facile da utilizzare per raggiungere il maggior numero di persone possibile. È chiaro che il coinvolgimento attivo della cittadinanza ci vuole, noi abbiamo assemblee in tutti i territori, tutti i ter territori dai comuni più piccoli ai più grandi eh, fanno regolarmente assemblee pubbliche dove chiunque può partecipare, si può attivare, può dire la sua e può... Eh, Partecipare appunto alla, allo, alla crescita anche del, del movimento 5 Stelle e dei principi che il movimento porta avanti. Noi stessi ci riteniamo dei cittadini. Prestati alla, alla politica. Per noi la politica è una sorta di servizio civile. Nel senso dovrebbe che essere, così per, dovrebbe tutti, essere eh? così per tutti. È per quello che noi abbiamo il vincolo dei due mandati, perché non, non deve diventare un, uh, uno strumento Su a vita. una ci sarebbe a da vita. Dire, però, ci sarebbe da dire perché il primo mandato si impara a fare il politico, nel secondo lo si fa, un terzo mandato, magari ti dà la possibilità di far crescere anche il paese e l'istituzione per la quale lavori. Eh? Può essere, può, essere un, può essere un punto di vista. Poi, Noi magari a vita abbiamo. eccessivo. Però. Ecco il problema che si è consolidato in Italia è che ci sono persone, e le abbiamo anche in regione, che a 20 anni erano già assessore e tuttora magari hanno raggiunto i 50 anni e continuano a fare il politico e nella loro vita magari non hanno mai fatto altro. Se non si è mai lavorato. In, eh, diciamo, nella vita di tutti i giorni, se non si è mai fatto un altro mestiere se non quello del politico, è difficile comprendere i problemi dei cittadini. Noi gli incontri li, li facciamo oltre alla, alla rete chiaramente i nostri parlamentari, noi regionali, i nostri consiglieri comunali che eh, fanno tanti sacrifici per stare vicino ai cittadini e per far qualcosa per i propri comuni incontrano regolarmente i cittadini e anzi vorremmo che i cittadini partecipassero maggiormente alle nostre attività noi siamo nati dal alzatevi dal divano e fate qualcosa grazie a Raffaella Assensore grazie a per essere stata con noi capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Emilia Romagna speriamo di rivederci presto per fare qualche altro passaggio la devo convincere sul settore turismo non perché lo sono convinto io perché io sono un po' un ragioniere ogni tanto guardo i dati vedo che sono cresciuti enormemente nel 2016 tutti mi hanno parlato bene di questa legge Corsini vediamo cosa succede si ricordi che alla prima lezione di analisi all'università ti dicono non è vero che 2 più 2 fa sempre 4 lo sa perché ti <ride> dico questo perché io sono sempre un ragioniere quindi non avendo fatto l'università rimango a fare 2 più 2 fa sempre 4 <ride> grazie ancora buona serata